tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, andiamo a fare una bella ricetta, bella sfiziosa. Veloce. Diciamo che sono delle idee proprio fatte proprio all'ultimo minuto, che non si sa proprio cosa fare. Insomma, è un ottimo salvacino. Andiamo a fare palline di pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella. Allora, vi serve un rotolo di pasta sfoglia, io ho preso rettangolare, mozzarella e prosciutto. Poi facciamo, vabbè, faccio prima a farvi vedere il video. Forse è uscito uno uguale, proprio a me. Si fa anche su quando c'è. Queste classe con gli ozzi. Allora, io li ho fatti in friggitrice ad aria e sono venuti top, buoni. Io ho già assaggiato uno e sono veramente buonissimi. Si possono fare anche al forno, però siccome i miei figli avevano fame, già avevano iniziato a mangiare, se no di solito io faccio tipo un albero di Natale con questo metodo qua. Vabbè, la pasta sfoglia dovete fare un po' più grande, io l'ho fatta proprio una piccola, una grande, insomma, le autostrade. Comunque vi consiglio sta ricetta perché sono top. Allora, per me mi sono andata a preparare invece mezza piadina con l'avocado, che è buonissimo, io sono proprio, vado pazza per l'avocado, ho portato questo qua, ma veramente buonissimo, pomodoro, due peperoni che ho fatto in padella, quelli che vi ho fatto vedere prima, e basta. Ma vado a chiudere, questa è la mia cena, quindi mo vado a mangiare. Guardate quanto è bella. E basta, buon appetito a me. La porcellina. Vabbè, buon appetito a me. Sto facendo soffriggere la cipolla con l'olio. E qui ho sbollentato i piselli. E adesso li vado a mettere dentro la cipolla. E li faccio cuocere con il dado vegetale e il prezzemolo. Allora, già fatto doccia, pigiamata, mi sono già struccata sotto la doccia, mi sono fatta un massaggio di quelli mai visti, ho usato questo qua, questa qua, l'acqua micellare 3 in 1, detergi, illumina e strucca. Questo qua lo vidi dal canale da casa di Alfi,
Infatti ogni volta che andavo all'MD non lo trovavo mai, 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 mai. Quando lo vidi, pium, me lo sono preso. Scusate il mio sottofondo, ma sta Alessio, Mattia e Saverio che stanno a giocare, a gridare, più che giocare, comunque. Mi vado a mettere il siero e la crema per rimpolpaste rughe, espressioni di viso, non so più come le devo chiamare, comprese le mie amatissime occhiaie, tra virgolette mi è venuto un ciclo da incubo. Allora, oggi vado a mettere un altro siero, vado a mettere questo qua dalla NU, si dice così, NU, anti, vabbè, non è per me l'inglese, all'acido ialuronico, hyaluronic acid, non me lo vado a mettere, siero. Poi metto il contorno occhi, mi metto la crema, quella della Garni che vi ho fatto già vedere l'altra volta, questa qui, mi sto trovando benissimo. Allora, anzi no, come contorno occhi non vado a finire, sto qua della Yves Rocher, sì sì, è da un po', scusa, ciao, starnuto in diretta, che c'è Ale? Mattia, che c'è? Dove te ne vai con quel guantone? No, cioè, dove te ne vai? Mi sto beccando il raffreddore? Sì, mo' cadi nel bidet. Madonna, lascia quel guantone là. Allora, non so dove mi devo, ogni volta qua. È talmente piccolo sto bagno, ho appiazzo su tre piedi qua. Allora. Ah, no, che si rompe il bracciale ogni volta che vieni tu. Allora, mi vado a mettere prima sto contorno occhi, poi non lo so, un rossetto. Domani all'asilo, mamma. Allora, me, tu, non sta più una volta pure. Sta quasi terminata. Quella pinzetta di sopracciglia, mamma. Vado a fare sto movimento. Di solito si fa un minuto e qualcosa, me lo faccio in 10 secondi. Ecco perché me lo faccio in 10 secondi, questo già inizia a mettere le mani, Eccola. Lascia il pennello, eccola. La mia vita. Allora, già si è asciugato, mamma mia. Poi mi vado a mettere questo qua che vi ho detto, il siero. Questa pompetta non va. Facciamo così, che non si fa, fermo qua, allora, fermo, che hai fatto? Lascia il mio pennello, madonna, avete capito? Perché, cioè, veramente, ammiro che si riesce a fare le stringer minuti indietro. Dove vai e dove non vai la mia prima? Mattia, stai fermo con il pennello che quello mi serve, mamma? Dai, fai il bravo. Almeno sta fermato, chi lo sa. Ma è bravo, Mattia. Sì, chiusa la mamma. Allì. Ma la cinese. Mamma qua. Sto spalmando dappertutto. A posto. La crema mani, questa è la maschera. Domani mattina voglio fare una bella maschera, dopo che ho portato l'asilo. È vera? Allora, è vero, Topolino. Mi lascio questi capelli a te. A me. Si guarda qua, si sono alzati i capelli, ma no,
vado a fare al forno i capelli perché loro hanno finito di arrivare. La dolcina, vecchine, vero? Guarda qua, mamma! Sono alzati i capelli, mamma! Mi si guarda! Voglio bene, voglio bene! Muro così bello! Che ha fatto questi? Che ne ha fatti? L'ha fatti mamma che te l'ha usato! Lavati i dentini! Bah, come sono bianchi! A dopo, di buonanotte! Buonanotte! Dici un domani! Domani! Ma vado in bacino! A dopo, penso che ci vediamo domani mattina con il caffè. Siamo al giorno dopo, io mi sto bevendo il mio cappuccino, sono le 7:20, mi vado a svegliare i piccolini che oggi iniziano ad andare di nuovo all'asilo e niente, mo chiudo questo video così ne apro già un altro. E niente, oggi c'ho veramente una catastrofe, c'ho panni da lavare, panni da stirare, devo pulire giù più a fondo il bagno, insomma oggi è proprio una giornata proprio così, donda fa la spesa, insomma una giornata proprio su e giù, proprio su e giù, perché comunque oggi escono a mezzogiorno i bambini. Lunedì inizia la mensa, invece escono alle 4, però non penso di farli stare fino alle 4. E niente, allora chiudo qui il video, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e niente, vi ricordo sempre che mi trovate su Instagram come Lucri Love Family e niente, attivate la campanella per non perdervi altri video e noi ci vediamo in un altro video. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio e niente, ci vediamo in un altro video. Ma sono tolta, ho detto sto parola video. Ci vediamo, ciao.